l'unica volta che mi decido di prendere la metro. C'è sciopero. Il colore della macchina ovviamente non l'ho scelto io, era l'unica automatica disponibile a noleggio. Ok, oggi giochiamo in casa. Oggi siamo a Milano, in piena Fashion Week e in pieno sciopero dei mezzi. L'obiettivo di oggi è portare a casa il solito servizio per detto fatto. Speriamo in qualche bella intervista. La prima location è il noto attico della Torre Breda in Piazza Repubblica. Uè, Gilbe, dove cazzo sei? Ovviamente il Gilbe è in ritardo. Non abbiamo ancora iniziato e siamo già in ritardo. Sono qui che sto girando da un'ora, c'è un traffico della Madonna. Mi vuoi far venire un infarto tu oggi, eh? Minchia, ho detto 9:30, sono le 10:30. Dai, dai, no. Dai! Sai che era una vita che volevo venire in questa terrazza? Fornaroli, Savini e Faravelli. Allora, qualche curiosità sull'attico di Torre Breda. La fontana è costruita con lo stesso marmo del Duomo. Lo sapevi, Gigi? Assolutamente sì. Yeah, oh yeah, my demons, they won't let me sleep. I don't get a wink for a week. I can't even think drink. My mama daddy had his first heart attack at 43 or 42 like Jackie Robinson. I'm headed to the league, that's a bet. I'm just living for the moment and the fact that you only get one chance. Don't do some shit you gon' regret. E diciamo che il posto è figo, mi sembra di essere... Sai quelle location da film? Ah, volendo posso fare anche uno speech. Fallo qui, mica una location così. È tempo di Fashion Week qui a Milano e noi di Detto Fatto vi mostriamo le passerelle più importanti e le location più prestigiose. Seguitemi. Questa era buona. Sembra di poter toccare tutta Milano con una mano. Amo questa città. Rosetta, allora facciamo un attimo il punto per dopo, Gilbe. Se tra poco andiamo da Elisabetta Franchi. Se la spinge qualcuno lo spinge. Anche perché sarà un bagno di sangue. Esatto. Se messo. Siamo arrivati al secondo evento di oggi. La sfilata di Elisabetta Franchi. Fra poco più di un'ora questo posto sarà una bolgia di fotografi, fan, giornalisti. Quello che mi preoccupa è di non riuscire a star dietro al Gilbe con le liberatorie e a tutte le persone che intervisterà. Credo che il Made in Italy sia il bene più prezioso che ci sia nel mondo. Bianca Guaccio, sì, io sono spesa. Sì, possiamo fare un'intervista per Detto Fatto? Abbiamo... Non conosco la trasmissione, che trasmissione è? Milano impazza con la Fashion Week. Frenetica. Perché c'è ancora questa atmosfera un po' di ripresa, no? Il poter partecipare di nuovo alle sfilate, a socializzare un po' con la gente. Grazie. Grazie. Alla nostra. Non si beve in servizio, Gilbert. Io lavoro duro, ma qualcuno dovrà pur farlo. Buono. Spaccato. Ce l'abbiamo fatta? Oggi abbiamo spaccato? Ladri è soddisfatto? Ladri è soddisfatto. Se è soddisfatto Ladri, sono soddisfatto anch'io. Le truppe russe cerchiano Kiev. L'invasione russa è iniziata.
Risuonano le parole di Putin: chiunque cercherà di fermarci e di creare ulteriori minacce al nostro paese e alla nostra gente deve sapere che la risposta russa sarà immediata e porterà conseguenze che non avete mai visto nella storia. Siamo oggi pomeriggio qui nel pieno di una vera e propria guerra. Ho fatto questa clip sulla Fashion Week, è praticamente pronta, ma non sono ancora sicuro di volerla pubblicare. Ciao Andre! Siamo arrivati a Sestri. Non sono sicuro che pubblicare una clip su un argomento così leggero in questo momento sia la cosa migliore. Sono venuto in Liguria questo weekend per raggiungere un paio di amici e chiedere loro un'opinione a riguardo. E il mio quesito è: ha senso pubblicare adesso un contenuto del genere? Di un argomento, se vuoi, futile come la Fashion Week? Sono un po' indelicato? No, io sinceramente lo lascerei così. No, secondo me ci sta. Alla fine non c'è niente di male, nel senso, anzi, proprio in questo momento un po' di spensieratezza, di distrazione ci vuole. È un discorso che potrebbe essere fatto per qualunque cosa, un qualunque giorno dell'anno. C'è sempre nel mondo qualche cosa di grande. Adesso c'è la guerra in Ucraina, però ci sono tensioni sempre nel mondo. E dall'altra parte, cioè, c'è la Fashion Week, ma ci sono anche altre cose, no? Anche perché poi la Fashion Week non è intrattenimento fine a se stesso, c'è dietro un'industria, certo, che muove tantissimo. Ma adesso c'è la guerra, dovresti parlare della guerra. Che mi metto di punto in bianco a parlare di guerra. Sì, no, più che altro perché lo fanno veramente in tanti e secondo me dovrebbe farlo chi veramente ne sa qualcosa, soprattutto dice qualcosa di diverso. Parlare della guerra non vuol dire parlare del più e del meno della guerra, vuol dire prendere una posizione sulla guerra. Non spetta a me e non spetta a Detto Fatto, perché comunque Detto Fatto è un programma di intrattenimento leggero. Ci sono canali, trasmissioni molto più adatte. Quello che ci dobbiamo chiedere è: ma è giusto che tutto si fermi per parlare della guerra? O tutti qua, tutto il mondo prende una posizione, oppure si dice: ma è una cosa che sta succedendo a casa loro, noi continuiamo a fare la nostra vita, quindi continuiamo a parlare di Fashion Week, a lavorare, a fare. Secondo me è uno di quelli che ti è venuto meglio questo. A parte che telefono hai, cioè perché io con il mio ste cose non le riesco a fare. Io questa cosa dei video è una cosa che ti ammiro molto, sì. Volevo, ecco, contestualizzare il video in questo momento storico. Ti è venuto da Dio, Andre. Lo pubblico o non lo pubblico? Assolutamente sì. You could tell them that I've been from hell and back. When the heat is on, I fight back. In this cold world, where your light is at, let's burn it down.